Abbiamo una bellissima rappresentazione della nostra ospite che abbiamo qua in giuria, la nostra titolare patron del concorso Miss Top Curvy, la nostra Elisabetta Vicica, che voglio che dopo ci raggiunga anche lei. Abbiamo una delegazione del concorso Miss Top Curvy. Signori, ecco alcune delle Miss Top Curvy. Delegation. Ecco la seconda Top Curvy. Un concorso aperto a tutti. Vorrei qua il patron di questo concorso importante e partner di The Best Model of Europe, il patron di Miss Top Curvy, Elisabetta Vicica. Vieni qua Elisabetta, vieni qua Elisabetta, da qua dal palco. C'è una scaletta da qualche parte, qua dietro, sarà qua dietro. No, non c'è la scaletta non l'hanno messa. Ah, è lì davanti allora. La vedete? C'è? Prego. Devo venirti a aiutare. Ah, ma non ce l'ho la giacca di ieri sera, quella del Principe Leone, eh? Ok, eccola qua. Elisabetta, eccola qui, Eli. Questo è tuo. Allora, Elisabetta, come stai? Bene, benissimo. Allora, Elisabetta arriva da Roma, ha fatto tanti chilometri per venire qua, per questa presentazione. Ne vale la pena. Ne vale la pena, del The Best Model of Europe. Allora, prima di tutto, Elisabetta, parlaci, perché siamo curiosi, del tuo concorso Miss Top Curvy. Allora, è un concorso che è nato dalla mia esperienza ormai quasi decennale. Io mi occupo di moda, nasco come creatrice di moda per le taglie morbide. Quando ho cominciato non c'erano professioniste in grado di vestire, indossare, rappresentare la mia moda, ma anche quella di tanti altri produttori. Diciamo che mi sono rivolta al pubblico delle donne di tutti i giorni, anche perché poi sono coloro che sono le destinatarie delle mie creazioni. Da qui è nata poi l'esigenza di formare vere e proprie aspiranti professioniste, cosa che poi si è diventata importante non soltanto per noi, ma proprio perché tutte le donne hanno necessità di essere vestite, di essere rappresentate, di venire in passerella le creazioni che poi si possono anche comprare. E quindi quello che vedete questa sera è una rappresentanza, quindi sono ispirati. C'è anche, come mettete, Alessia, che ormai è una federale, è una designer, abbiamo rappresentato le categorie
opportunità e di formare quelle che potrebbero essere le future aspiranti modelle professionisti curvy plus oversize. Allora, che caratteristiche deve avere una per iscriversi a questo concorso? Quindi mi sto appunto. Allora, l'unico requisito è quello di avere una taglia corrispondente minima ad una 46-48 in realtà. Non abbiamo un limite di taglie proprio perché le rappresentanti bello, bello, mi piace. Quando farai gentleman, io ho i ragazzi. Ci stiamo lavorando per dicerlo. Io uno già ce l'ho, uno già ce l'ho. E qua? Il nostro Davidone! Davide, vieni! Vieni, Davide! Dov'è? Che si è già proposto! Dov'è? No, lo voglio sul palco, è scappato? Dov'è? Non se la sente, timido. Ecco, il nostro bodyguard, lui potrebbe andare, secondo me vince il Davidone nostro, perché è uno proprio perfetto. Comunque c'è veramente tantissima richiesta, perché le aziende che creano abbigliamento oversize anche per i maschietti hanno l'esigenza, così come tutte le aziende, tu mi insegni, certo. Se non mostri non vendi, e non puoi vendere taglie oversize facendole poi indossare dalle taglie che non corrispondono. Infatti, allora, io anch'io ti capisco bene, perché ho anch'io un'azienda d'abbigliamento. Quando ti dicono: Rosario, ma che belle giacche che fai, che bei jeans che fai, però sai, sono belli su quelli magri. Tu pensa anche a noi un po' grossi, perché giustamente gli piacerebbe avere. Comunque tutte le taglie hanno il diritto di essere valorizzate. Ma è vero, infatti in giuria abbiamo anche una esperta che è della Carpe Diem, che ci può anche lei insegnare questa filosofia di vendita, che c'è tanta richiesta soprattutto di questi incapi per le donne, quelle un po' più, diciamo, un po' più grosse, perché trovano difficoltà nell'acquisire i capi d'abbigliamento. Certo, perché poi non devono soltanto indossare, ma anche valorizzare. Esatto. Cerchiamo di creare qualcosa. Io ti ringrazio di essere venuta fino agli Orre de Mar per trovarmi. Io volevo anche il gentleman, ma è scappato il mio Davidone. Bene.